Sì, anche io provo. Anch'io. Ok. Allora, bentornati e ricominciamo. Dunque, questo lucido vi ho già fatto vedere il grafico nel codice, quindi questi erano i grafici che sono venuti. Vi faccio notare che comunque il valore della policy nel codice si vedeva meglio, comunque il valore della policy era particolarmente basso, no? Era questa parte qui, a parte casi molto molto particolari in cui arrivate ad avere 20 o 21, il valore della vostra policy è basso. Questo non è strano perché la policy pesca ogni volta che hai meno di 20 e più o meno tremenda come policy, insomma, non, in particolare non usa nessuna informazione sull'altro asse, no, di quanto sta mostrando il dealer. Però vorrei farvi capire diciamo, il miracolo di questo metodo, che è comunque un metodo essenzialmente molto elementare. Nessuno vi ha detto il modello, non avete implementato nessun conto di tipo combinatorico, cosa che avreste potuto fare, capito? Perché questo è un gioco di carte. Quindi la probabilità di cosa esce e se vincete o meno a seconda di cosa esce è tutto deterministico in questo senso, è tutto calcolabile. Potete scrivere un software che vi calcola per ogni combinazione possibile le probabilità. Eppure, pur non usando nessuna cosa del genere, con pochissime righe di codice molto semplice, avete risolto il problema della predizione. Questo quindi, tornando al discorso iniziale della lezione, del perché usiamo metodi model free, questo è un esempio in cui voi potreste avere il modello e quindi potreste usare la programmazione dinamica, ma non preferite risolvere il problema senza il modello, usando reinforcement learning. Ok? Bene. E adesso cominciamo a rigirare un pochino, rimescolare le acque. In questo lucido vi mostro questa variante computazionalmente più efficiente del calcolo della media empirica. È una formula che si usa spessissimo e che poi ha un'interpretazione in termini di linguaggio target e errore che è fondamentale imparare. Quindi guardiamola un pochino nel dettaglio. La formula è molto semplice e come esercizio c'è scritto di mostrarla, però è veramente una riscrittura di queste espressioni qui. La formula dice questo, che se voi avete delle quantità di cui volete fare la media empirica, ok? Queste quantità qui sono i ritorni, ma in realtà questa è una formula che vale in generale. La media empirica è la somma delle quantità diviso k, ok? Chiamiamola vk. E questa è la media empirica avendo k quantità e avevate la stessa media empirica, cioè la stessa, una media empirica diversa al passo precedente, quando avevate k-1 quantità. Bene, se voi alla media empirica che avevate trovato precedentemente, al passo precedente, ci aggiungete che cosa? La differenza che vedete tra la nuova estrazione e il valore che c'era prima, quindi in qualche modo questo è un po' una vostra valutazione dell'errore, no? Perché voi dite la media empirica prima era 40, ma adesso io ho fatto un'altra determinazione e mi è venuto 42, quindi la media empirica di prima, diciamo, era sbagliata di 2. Questo in qualche senso è un errore, una vostra stima di errore data la nuova determinazione della media empirica di prima, se gli aggiungete questo errore pesato in questo modo, quindi pesato sempre meno man mano che andate avanti con l'esperimento, bene, se vi fate il conto, viene questa bella uguaglianza, cioè questa roba qui che avete fatto, che ha questa interpretazione che adesso vi ripeterò varie volte, è esattamente un altro modo per fare la media empirica al passo k-esimo. Qual è il vantaggio di questo metodo? Qual è, diciamo, per ora il senso della formula? Non è detto che sia vantaggiosa. Invece di tenere in memoria i k numeri, cioè tutti i ritorni usciti finora, dobbiamo tenere in memoria soltanto due numeri. Quali?
la media calcolata finora e il numero di volte che abbiamo fatto l'esperimento. Un po' come quello di prima. Prima in realtà tenevamo in mente la somma, giusto? La somma è k, quindi era una cosa simile. Però qui il punto è che la nuova media io la trovo in funzione di questa vecchia media con questa formula che ha questa interpretazione, diciamo, geometrica in termini di movimento, no? In termini di dire io avevo questa stima qui, ho fatto un ulteriore esperimento e mi è venuto così, quindi ritengo di aver sbagliato di questa quantità che chiamo errore e quindi modifico la mia stima precedente di una frazione di questo errore. E se ci pensate, questa modifica io la sto facendo per andare nella direzione di questa nuova stima. Cioè, se la mia stima prima VK-1 stava qui e il mio GK che ho appena misurato sta qui, la nuova stima si troverà qui, in mezzo. Cioè, da VK-1 io vado nella direzione di GK. E cosa chiara dal fatto che la media, no, aggiunge questo e divide, quindi sta aggiungendo una frazione di questa quantità qui, sta aggiungendo proprio 1 su K per G alla K. Ok, quindi terminologia, target verso cui ci dirigiamo, interpretazione se volete geometrica in questo senso, e la terminologia dice anche ci dirigiamo verso il target, e la quantità di cui rispetto alla quale aggiorniamo la stima precedente è chiamata l'errore. Ok? Aggiorniamo S nella direzione GK, aggiorniamo S nella direzione GK relativamente a quel certo errore. Bene, questo ci permette di riscrivere l'algoritmo di prima, first visit o anche every visit se togliamo quel pezzo, dove semplicemente l'update non dirà a ogni passo VDST uguale media empirica, ma VDST uguale valore precedente più 1 sul numero di volte che sono passato per questo stato per l'errore. Ok, questo è esattamente questa regola di update qui vi dà esattamente lo stesso algoritmo che abbiamo visto prima e di cui adesso vediamo un attimo lo pseudocodice, però con una regola di update diverso e quindi parleremo di metodo di first visit, ma con gli aggiornamenti fatti in maniera incrementale. E l'algoritmo è questo. Se lo guardate, è esattamente quello di prima. Ci dovete riflettere un attimino per vedere dove sono le differenze. Se lo guardate, è un bel esercizio. Vi invito sempre a dimenticarvi di questa parte per avere l'algoritmo every visit. E però vi chiedo già di cominciare a guardare l'analogia, se vedete qualche somiglianza di questa regola con le regole prima date dall'equazione di Bellman, dell'equazione della lezione precedente. Se vi ricordate, l'equazione di Bellman vi diceva quello che cercavo di dirvi all'inizio della lezione, vi faceva aggiornare il valore, la vostra stima del valore di uno stato con la stima che avevate al tempo precedente, più una nuova quantità che, se ci pensate, era sempre fatta in termini di target e errore. Ok. Adesso, ragazzi, vi ricordate, vi ho detto tante volte. GPI significa iterazione di policy generalizzata e consiste nel fatto che noi cambiamo i metodi di predizione, miglioramento, eccetera, e poi li mettiamo insieme e otteniamo nuovi algoritmi, ok?
Per ora il metodo di predizione per adesso è questo metodo Monte Carlo, che può essere first visit oppure senza questo first visit, quindi every visit. E però è un metodo essenzialmente basato sulla legge dei grandi numeri, no? Perché qui in questa regola di aggiornamento c'è la media empirica, questa è l'average, diciamo, la media. Ok? Quindi possiamo usare la legge dei grandi numeri con l'osservazione che se però lo stato si ripete c'è correlazione, non c'è indipendenza e quindi le cose si fanno un po' più complicate, ma essenzialmente stiamo usando la media aritmetica. Bene, un'altra chiave di lettura, quella che vi ho accennato prima per l'update scritto qui con 1 su K qui sopra, con la media aritmetica, è dire: accidenti, pensavo che il valore del mio stato fosse questo qui, ho provato a calcolarlo e mi è venuto questo qui, quindi mi sono sbagliato. Quindi voglio cambiare il valore di questo stato e quindi come lo cambio? Se ci aggiungo questo, guardate, provo a scrivere questa cosa, se io il valore del mio stato era questo, ma io ottengo GT e io ci aggiungo questa roba qui, se io facessi questa cosa qui, capite che questo significherebbe dire ho completamente cambiato idea. No? Perché mi è venuto GT e dico, ah, allora è GT il valore del mio stato. Capite che quando io qui ci metto 1 su K, cioè quante volte sono passato per quello stato, sto dicendo che effettivamente questo valore qui gli do un certo credito, insomma, il giusto credito a seconda di quanto avanti sono nelle visite di questi stati. Bene, adesso facciamo un'ulteriore modifica di questo algoritmo qui e facciamo questo stesso ragionamento che vi ho descritto adesso, ma introduciamo un nuovo parametro, un iperparametro, diciamo, che chiamiamo learning rate. E ve lo chiamo così per chi ha fatto un po' di machine learning sa che il learning rate è uno degli iperparametri più importanti. E quindi per farvi capire che questo algoritmo è estremamente importante, io faccio questo passaggio qui. Dico, guardate, invece di contare quante volte sono passato per quello stato e quindi di conseguenza qui mettere l'inverso di quel conteggio, cosa che mi darebbe quindi la media aritmetica, ci metto invece una costante che per il discorso che vi ho detto prima, io mi trovo in V, faccio una stima e ottengo G, e quindi voglio muovere la mia stima che era V nella direzione di G, quanto la muovo in questa direzione dipende da un parametro che io decido a priori, che è tanto più piccolo, capite a questo punto, quanta meno fiducia io do alla nuova stima che ho fatto del valore, e tanto più grande quanto più fiducia io do alla stima di questo valore, fino ad arrivare al caso estremo, alfa uguale 1 significa G rimpiazza completamente, rimpiazza V completamente. Ok? Per quello che vi ho detto prima, se qui ci mettete 1, questo V di ST viene completamente eliminato. Io ho sostituito la stima precedente con il singolo campione che ho dato adesso. Ok? Quindi capite che questa espressione, se io la uso, cioè se io faccio un algoritmo in cui come regola di update uso questa invece che le altre, quindi ritorno al lucido precedente. Se in questo lucido qui io al posto di questo ci metto alfa, con alfa deciso a priori, ottengo un algoritmo completamente diverso, no? Che non mi calcola più questa media empirica e quindi spero che tutti voi vi stiate già chiedendo, vabbè, ma se non mi calcola più la media empirica funziona?
cioè converge al valore che stiamo cercando? Ottima domanda, adesso ce la porremo effettivamente, ma capite che geometricamente, concettualmente, qualitativamente ha molto senso. Sto semplicemente dicendo che io ho dei motivi a priori di ritenere che la nuova stima per me deve contare, perché so se alfa è uguale a 0,1, io ciascuna nuova stima la voglio contare il 10%, la voglio pesare 0,1. Voi potete dire, sì, ma che senso c'ha? Scusa, se io sto facendo un metodo Monte Carlo, la stima che ho fatto dopo 1 milione di esperimenti deve contare 1 su 1 milione. Deve contare quanto tutte le altre, no? Potreste dire voi. Beh, io dico, non è sempre così. Per esempio, pensate a un problema non stazionario, cioè pensate non più all'MDP classico che abbiamo studiato finora, ma se volete a un MDP che non è più M, è una cosa più realistica, che descrive più realisticamente un problema, cioè di un ambiente che man mano che passa il tempo, ecco la non stazionarietà, cambia le sue probabilità di transizione. Che cosa significa cambia le sue probabilità di transizione? Che cambiano anche le probabilità degli episodi. E quindi l'episodio che voi avete fatto 1 milione di istanti temporali fa, quello che poco fa dicevo, no? Abbiamo fatto 1 milione di esperimenti, quindi abbiamo fatto 1 milione di passi. Il primo episodio che avete fatto 1 milione di passi fa, magari l'ambiente è cambiato parecchio. Quell'episodio vi ha dato per lo stato S, quell'episodio l'avete fatto e vi ha dato alla fine una ricompensa G uguale 42, ma 1 milione di anni fa, 1 milione di passi fa. Se il vostro ambiente è stazionario e voi siete sicuri che non è cambiato niente, allora è lecito pensare che questa valutazione 42 per quello stato sia ancora assolutamente valida. Ma se voi assumete che il vostro ambiente piano piano cambia, adesso magari è cambiato di parecchio. E quindi se adesso magari voi fate un nuovo episodio, da S partite e fate ancora un episodio e arrivate e vedete le nuove ricompense. Magari adesso le vostre ricompense sono 80, 89, 105, 90. E ne fate magari un sacco e vedete che quel 42 non vi esce più praticamente mai. Voi dite, che è successo? Era un errore? No, non era un errore, semplicemente le probabilità che governavano le transizioni qui sotto. Anche se tu stai scegliendo le azioni sempre allo stesso modo, ma queste transizioni, la probabilità degli stati che incontri, degli episodi, dei reward che incontri, non è determinata solo dalle tue azioni, ma anche da un modello che fino ad ora io assumevo non cambiasse. Se cambia, beh, a questo punto forse può aver senso dire, ma senti, il ritorno che io ho ottenuto 1 milione di passi fa, fammelo contare molto poco adesso. Fammi contare di più il ritorno che ho ottenuto adesso, questo 80, questo 89, questo 105, questo 90. Diciamo quindi che a priori io l'ultimo ritorno lo conto il 10%, ok? E tutti gli altri li conto esponenzialmente di meno. Bene, se vi fate un attimino il conto, quando voi fate l'aggiornamento della vostra funzione valore in questo modo, quella che state usando come stima, quindi lo stimatore che state usando del valore dello stato, non è più la media empirica, ma quella che si chiama media running mean in questo lucido. E forse per chi ha fatto statistica la conosce come una moving average, una media mobile, di cui si sente tanto parlare in questo periodo di Covid, e questa in particolare è una media mobile esponenziale. Significa che non c'è una finestra di lunghezza fissa per cui da un certo che prende, non so, solo gli ultimi 100 ritorni. Si potrebbe pensare così, io prendo sempre solo gli ultimi 100 ritorni. No, i ritorni vengono contati sempre tutti, semplicemente
Se vi fate un attimino il conto, l'ultimo viene pesato alfa, il precedente viene pesato alfa per 1 meno alfa e così via. Il successivo credo che venga pesato alfa quadro per 1 meno alfa e così via. Quindi in questo senso vengono pesati esponenzialmente sempre meno quelli che stanno lontani. Il ritorno un milione di passi fa viene pesato 1 meno alfa per alfa alla 1 milione. Ok? E quindi alfa è compreso tra 0 e 1, ovviamente, e quindi questo è un numero estremamente piccolo, e quindi essenzialmente quel ritorno non conta più niente. Ok? Quindi quello che voglio dire è che questo che sembra una follia, nel senso che non c'è più l'appoggio teorico della legge dei grandi numeri, il metodo Monte Carlo, non sembra più un metodo Monte Carlo, però se il problema è non stazionario, è invece molto utile. E questo è il corrispondente algoritmo. Di nuovo lasciate perdere questa parte e come vedete è esattamente lo stesso di prima, semplicemente c'è alfa invece di 1 su n. Ed essendoci alfa invece di 1 su n, non devo più neanche incrementare, neanche tenere traccia di quante volte ho incontrato un certo stato. Ok? Benissimo, ragazzi. Questo chiude la parte dei metodi Monte Carlo. E Scusi, io ho una domanda. vai. Forse la dovevo fare prima, però o forse l'ha detto e me la sono perso, non lo so. Per come vengono campionati gli stati, che quindi mi sembra dipenda da come si sceglie la distribuzione iniziale, come abbiamo detto prima, e in più dipenderà da come evolve diciamo il nostro episodio. Mi sembra di capire che la probabilità di incontrare uno stato, cioè, può variare. Quindi, per esempio, facendo, non so, 100.000 episodi, ci saranno dei valori associati a certi stati che sono delle stime ottenute con, non so, 90.000 addendi, ed altri invece che sono stime ottenute con molti altri, con molti meno addendi, cioè, Mi sembra non... molto giusto quello che dici, quindi vai avanti, vediamo se capisco la Quindi, domanda. nello spazio degli stati, diciamo così, la funzione valore è approssimata in modo più o meno preciso, giusto? Allora, aspetta che la penna non sta scrivendo a scattini, non so perché. Allora, S U V. Allora, se ben capisco, tu dici, io faccio le mie traiettorie, Sì, ci ok? saranno dei fat più probabili, Esatto, no? questi sono solo tre dei tantissimi stati che ci sono in questa Esatto. cosa, e magari lo stato S è più frequente in qualche senso, nel senso che più traiettorie passano per S, quindi qui ne faccio tante che passano per S, alcune passano per S e per U. Alcune passano per U e una sola, sfortunatissima, passa per V e basta. Quindi Esatto. dici una cosa del genere, no? Quindi conseguentemente quando io vado a usare questi metodi, lo stato S, il valore di S nella cosa che abbiamo detto, qui l'abbiamo incrociato mi sembra 4 volte, quindi sarà un primo ritorno più un secondo ritorno più un terzo ritorno più un quarto ritorno diviso 4, facciamo adesso il metodo quello Monte Sì, Carlo senti. puro, ok, tanto discorso è sempre lo stesso, mentre lo sfigatissimo V finale, ovviamente con doppio, oddio, bruttissimo, no? E vabbè, dai, avete capito, insomma, il valore Sì. di V sarà semplicemente quel ritorno lì, quel G1, diverso da questo ovviamente, diviso 1, e quindi questa stima sarà più imprecisa. Certo, allora questo è giusto, la domanda però, cioè questo ti dà Cioè, fastidio? questo è un problema? Mi domandavo questo, perché alla fine capisco anche che quando ho un problema, cioè quando ho un voglio, cioè mi interessa maggiormente stimare bene i valori di quegli stati che poi saranno
quelli più visitati, però mi domandavo se Ah, questo era dimmi un un problema. po', questa cosa che hai detto è molto interessante, me la puoi spiegare, ce la puoi spiegare questa frase? Secondo te, ti interessano di più gli stati che visiti più di frequente? Sì, non lo so, nel blackjack, nel caso in cui ho, non lo so, ora nel blackjack è un caso sbagliato, però se ho un caso in cui capita una volta su un milione, posso anche accettare di fare peggio, cioè di avere un algoritmo che fa peggio in quello stato, e preferisco magari un algoritmo che fa molto bene negli stati molto comuni, non lo so. Poi Allora, magari in quel caso questa lì. cosa che stai dicendo è assolutamente sacrosanta, ma stai assumendo una cosa sottostante, che mi piacerebbe che riuscissimo a tirar fuori, visto che ci siamo. Stai assumendo che queste traiettorie Sì. siano traiettorie online, diciamo, cioè in cui io effettivamente faccio quello che ho detto finora, e per questo giustamente lo stai assumendo senza pensare che si possa fare diversamente, ma che io stia facendo un apprendimento in cui sono nello stato ST, faccio un'azione, vado nello stato ST più 1 e faccio gli aggiornamenti che devo, quello che mi serve così, e poi la mia esperienza prosegue da qui faccio un'altra azione. Ok? Se è così, quindi gli stati che visito sono effettivamente quelli intrinsecamente più importanti per il mio problema. Giusto? Sì. Questa è la cosa che stai dicendo. Bene, vedremo poi che ci sono anche situazioni in cui io in realtà faccio questa cosa, vado nello stato ST più 1, utilizzo questa informazione per aggiornare lo stato ST, ma poi magari mi fa comodo partire da uno stato diverso. In quel Ok. caso, il fatto che un certo stato lo visiti poco non è più specchio del fatto che di quello stato ti importi poco. Ok? Quello che voglio soltanto farvi capire, poi riprenderemo questi discorsi, è che è estremamente importante sempre precisare tutto di quello che sto facendo, cioè queste visite che sto facendo, come vengono generate queste traiettorie? Capito? C'è un simulatore che ce le genera e se c'è un simulatore è fedele a come le traiettorie verrebbero nel problema reale? Cosa assolutamente non banale, no? Nei giochi che stiamo vedendo sì, perché il problema reale è in realtà una cosa con delle regole, il simulatore implementa quelle regole. Ma in un problema diverso, in un simulatore di volo di elicottero, io faccio delle azioni e il mio simulatore mi mostra che l'elicottero fa quella certa traiettoria con quel certo clima che ho impostato nel simulatore, quel vento. Sono sicuro che poi in quelle stesse condizioni, nel volo vero, l'elicottero reagirà allo stesso modo. Capite? Perché lì il simulatore perfetto è già molto più difficile da fare. Quindi questo è un problema. Un altro è sulla distribuzione iniziale. Magari le traiettorie sono così online, cioè le seguo perfettamente, ma lo stato da cui parto non è quello da cui partirebbe il problema naturalmente. Chiaro. E poi c'è ancora un altro problema. Tu mi hai detto, ma è un problema se questo stato viene visitato poco? Esatto. Ti dico un caso in cui è un problema. È un problema se questo stato non se viene visitato poco, ma se viene visitato un numero finito di volte. Perché? Beh, questo mi sembra ovvio, perché se lo visito un numero finito di volte, quando ho fatto quelle visite, diciamo n grande, il valore di quello stato è questa somma diviso n grande e poi si ferma qui. La legge dei grandi numeri mi dice che questo converge al valore, non che dopo un certo numero di visite è il valore, quindi non avrei nessuna possibilità, capito? La legge dei grandi numeri qui non si potrebbe usare. Ok? Sì, ma cioè, dal punto di vista operativo, tutti gli stati vengono visti un numero, cioè ora penso al programma, proprio Cioè, all'algoritmo. intendi che tutti noi purtroppo abbiamo un numero, un'età, Esatto. una vita E qui finita? si sta dicendo che anche, cioè che proprio si può andare in quello stato un numero n di volte, punto. Non perché, Allora, cioè se d'accordo, ma anche io. allora noi adesso stiamo facendo dei metodi, d'accordo? Questi metodi
vogliamo avere delle proprietà teoriche di funzionamento, delle cose di base che ci dicano, guarda, questo metodo sotto queste condizioni funziona, nel senso ti dà la tua funzione valore. Dopodiché diremo, siccome l'algoritmo che implementiamo fa solo 1 milione di episodi perché di più non ne può fare, allora l'approssimazione che ottengo è questa qui. Se voglio Ok. un'approssimazione migliore, devo fare 10 milioni di episodi. Ok? E magari mi compro un computer più potente e riesco a farli 10 milioni di episodi se mi serve, no? Ma se diciamo, il tuo algoritmo è tale che uno stato viene visitato solo 100 volte, tu puoi fare anche 1 miliardo di episodi, ma quello stato viene visitato solo 100 volte. Ok, ho No? E capito. quindi il tuo algoritmo su quello stato non funziona. Certo, puoi stimare con che errore, qual è la probabilità che l'errore stia in un certo range con qualche disuguaglianza alla Chebyshev probabilmente di questo tipo, però ti fermi lì, non puoi migliorarla, no? Mentre negli algoritmi il senso è che io poi possa dire, va bene, ma se ho bisogno di un'approssimazione migliore, faccio di più. Ti torna? Ok, sì. Ok, questo ci porta subito a una cosa che poi sarà molto rilevante successivamente, ma che quindi abbiamo cominciato a vedere. Questi metodi funzionano purché io visiti infinite volte gli stati. Ok? E questo è molto importante da ricordarsi. È il fondamento teorico per far funzionare essenzialmente tutti gli algoritmi di cui stiamo parlando. Comunque va bene, ottima, ottima domanda, riprenderemo ampiamente questo discorso, è il famoso dilemma esplorazione-sfruttamento, per chi ha mai sentito questa roba, e rientrerà dalla finestra nel discorso del multi-armed bandit, ma anche nella parte del controllo che faremo. Quello che però voglio mostrarvi adesso sono i metodi di tipo temporal difference, sono i più antichi. Nascono, diciamo, nella forma moderna nel 1978, sempre con Sutton e Barto, ma sono anche molto più antichi, hanno le radici nella psicologia, eccetera. Sono metodi che, in breve, per dirvi la differenza dai metodi Monte Carlo, mentre il metodo Monte Carlo arriva fino alla fine e usa la stima, cioè e usa quel ritorno come stima del valore, il metodo Temporal Difference fa un passo solo, non arriva fino alla fine, fa come nella programmazione dinamica, guarda solo il primo reward, la prima ricompensa e la usa per aggiornare la stima dello stato. In che modo? Beh, in questo modo. Che se ci pensate è veramente molto molto analogo come discorso al discorso Monte Carlo e al discorso della programmazione dinamica. Come vi ho detto, stiamo facendo sempre le stesse cose, stiamo semplicemente cambiando leggermente qualcosina. Questo è il linguaggio dei target e errore che vi ho descritto prima, molto potente per questo motivo. Questi metodi TD, Temporal Difference, li possiamo descrivere semplicemente cambiando un simbolo rispetto ai metodi Monte Carlo, il target. E coerentemente si parla spesso di target Monte Carlo oppure di target temporal difference o di target di programmazione dinamica. E cosa intendo con questo? Il target in questo contesto è questo. Provate a chiudere gli occhi, a sostituire a questa roba GT, quello che prima abbiamo chiamato GT, e quello che ottenete è il metodo Monte Carlo, anzi è pochi lucidi prima, quindi ve lo mostro, vado indietro, ottenete questo metodo Monte Carlo qui. Provate a guardarlo, anzi memorizziamolo. Il valore viene aggiornato come valore più alfa per target meno valore. Torniamo qui. Il valore viene aggiornato come valore più alfa per target meno valore. L'unica cosa che è cambiata è il target. Come? La sento un po' saltellante, non so se è colpa mia. Sì, anch'io. Ok. Ok.
siamo di nuovo con il cellulare, però magari questo stacco e riattacco migliora le cose. Allora, adesso come vi sembra di sentirmi? Un, due, tre prova, sto parlando continuamente, mi sentite a scatti? Va bene, sì, a posto. Ok. Vediamo quanto dura. Allora, dicevo che questo aggiornamento temporal difference è funzionalmente molto simile all'aggiornamento fatto Io non con... vedo lo schermo, però. Però dovrebbe ricondividere lo schermo. Non vi sfugge niente, eh? Accidenti. Allora, schermo. Condividi. Ora c'è? Sì, Yes. perfetto. Ok. Allora, dicevo che questo aggiornamento temporal difference, che è semplicemente questa regola di update, è funzionalmente, formalmente, molto è identico proprio all'aggiornamento di tipo Monte Carlo. In che senso? Che cambia semplicemente il target. Nel metodo Monte Carlo il target è questo. Nel metodo temporal difference il target è quest'altro. Ok, ma semplicemente sto dicendo: io avevo una vecchia stima del valore, ho fatto una nuova stima con un nuovo esperimento, qualunque esso sia, e quindi mi voglio muovere dal vecchio valore nella direzione di questa nuova stima, di questo target, dando a questa nuova stima la giusta fiducia parametrizzata da questo alfa, da questo tasso di apprendimento che lo scelgo io all'inizio dello studio del problema. Quindi, come funziona questa roba qui? Siamo al tempo T, dobbiamo stimare il valore dello stato in cui siamo. Questo forse vale la pena fare un foglio. Allora, siamo al tempo T, ok? E siamo in questo stato. Siamo in questo stato S, che siccome ho detto che siamo al tempo T, posso scrivervi ST, però intendo, capire, quando ve lo faccio dentro un nodo, intendo ST uguale una certa determinazione, quella in cui siamo capitati. Questa è una cosa che facciamo dall'inizio dell'episodio, siamo al tempo T, ma è già dall'inizio che stiamo stimando il valore degli stati, quindi abbiamo al tempo T una certa stima V di S. VDS è una stima, vi ricordo, del valore della policy fissa che stiamo seguendo del valore di S, ok? Ottenuta in qualche modo. E capite tecnicamente che se vogliamo questa stima, siccome siamo al tempo T ed è dall'inizio che stiamo stimando, possiamo dire che questa stima dipende da T, cosa che nello pseudocodice non compare, no? Perché la temporalità è implicita nell'assegnazione a ogni passo. Comunque, abbiamo questa stima V di S per tutti gli stati, questa cosa ce l'abbiamo per ogni stato S, quindi facciamo che questo qui non è S ma lo chiamiamo U. Quindi questa stima noi ce l'abbiamo per tutti gli stati e questa è in una tabella, ok? Questa roba qui, questo VT di S per ogni S è una tabella. Che vi ricordo che questi sono i metodi tabellari. Noi vogliamo migliorarla questa stima. E l'unica cosa che possiamo fare per migliorarla, siccome non abbiamo il modello, è fare esperienza. Quindi è un po' che stiamo percorrendo un episodio, in qualche modo, facendo esperienza, interrogando un modello di simulazione, quello che volete. Al momento siamo, diciamo, in uno stato U. Quindi ST uguale a questo stato U, e vogliamo migliorare la nostra stima particolare di questo stato. Ok? Quindi vogliamo migliorare la stima VT di U che per ora abbiamo. Allora, abbiamo detto l'unica cosa che possiamo fare è l'esperienza, giusto? Quindi facciamola. Usiamo la nostra policy per scegliere un'azione A. Quindi questa azione A è presa dalla policy. E a questo punto interroghiamo l'ambiente e vediamo che cosa esce. No, facciamo l'esperienza oppure lo mettiamo nel modello di simulazione, eccetera, e l'ambiente ci dice: guarda, sei finito qui in ST più 1
facciamo che questo ST più 1 è allora ST più 1 uguale a uno stato che si chiama U'. L'apice in generale in questi contesti indica lo stato, uno stato che posso incontrare come successivo. Perfetto, sono molto contento. Che bello, no? Adesso, visto che mi ricordo la programmazione dinamica, vorrei usare l'equazione di Bellman che mi dice, vediamo un po' che cosa mi dice l'equazione di Bellman. Beh, l'equazione di Bellman mi dice che il valore di questo stato U è uguale al valor medio di che cosa? Della ricompensa che posso ottenere più gamma per il valore, sempre tramite pi greco, di U'. Questa sarebbe l'equazione di Bellman, no? Alla fine, scritta in termini di valor medio, con E fatto su tutte le possibili azioni e su tutte le possibili ricompense e stati successivi che possiamo incontrare. Ah, però dimenticavo, accidenti, non ho il modello, giusto? Mi ero scordato, ho scritto questo valor medio, ma il modello non ce l'abbiamo. Allora, sentite, siccome non abbiamo il modello, quindi questo valor medio non lo possiamo usare, facciamo una cosa. Quanta ricompensa avevamo ottenuto? Qui intanto, scusate, non l'avevo detto, ma ovviamente abbiamo ottenuto RT più 1. Facciamo che mi è venuto RT più 1 uguale 42. E vabbè, allora usiamo quello che abbiamo ottenuto, insomma. Visto che non ho questo valor medio, al posto del valor medio posso usare questo RT più 1 che ho ottenuto, quindi 42, scriviamo direttamente 42, più gamma per il valore del, secondo la nostra policy pi greco di U'. Ok, quindi ora vorrei aggiornare il mio nuovo valore, il mio valore questo qui, vorrei aggiornarlo nella direzione di questo nuovo valore qui. Però dico, cavolo, no, un altro problema, non ho neanche V pi greco. E quindi cosa faccio? Beh, senti, lo aggiorniamo, questo, non ho vp greco, ma ho una stima del valore di U', no? Vi ricordate, ho una stima del valore di tutti gli stati e quindi al posto di vp greco posso metterci la stima che ho al tempo t di U', semplicemente. E quindi dico, va bene, allora la mia nuova stima è questa qui. Però per il discorso che abbiamo fatto prima, dico, attenzione, non è saggio buttare via il valore precedente che avevo qui di U per sostituirlo con questo, no? Quindi lo facciamo soltanto nella direzione di, quindi facciamo un piccolo passettino nella direzione suggerita da questa esperienza qui, e il piccolo passettino è quello codificato da alfa. Quindi morale di tutta questa storiella, che non so se avete capito, ma sto dicendo che alla fine l'aggiornamento che farò di questo vt di u, che era il valore vecchio, adesso io voglio quindi un nuovo valore che chiamo vt più 1, quindi di u, e che cosa sarà? Sarà il valore che c'era prima in u al tempo t più alfa per quello che ho visto essere la mia nuova stima meno il valore vecchio, no? Per muovermi nella direzione di. E quindi qui ci sarà più alfa per 42 più gamma per VT di U', perché sono andato a finire in U', meno VT di U. Ok, questa cosa scritta in storto e in maniera incomprensibile è quella che è scritta poi nel lucido. Ok, ragazzi, e questa è la regola, questa qui. In maniera più, diciamo, più generale di variabile aleatoria. È importante che abbiate capito proprio come funziona, per questa vi deve essere veramente anche questa acqua fresca. Questa si chiama regola temporal difference, è alla base di tutto quello che diremo da adesso in poi, quindi fate pure domande se le avete. Di nuovo questo tasso, io continuo a parlare, ma fermatemi se avete domande. Il tasso di apprendimento alfa, come vi ho già detto varie volte, vi dà
l'idea di quanta fiducia avete nel nuovo valore, no? Più è alto, più fiducia state dando alla nuova stima che avete trovato. E quindi anche in questo caso, come potete immaginare, il fatto che ci sia questo alfa rende questo tipo di apprendimento adatto a task non stazionari, perché l'esperienza lontana è dimenticata più velocemente, secondo di quanto più è alto questo alfa. Questa è questa frase qui. Poi vi ho usato già questo termine, ma questo è il contesto in cui nasce. Temporal difference è un metodo con bootstrapping. Bootstrapping significa che facciamo gli aggiornamenti con stime, non con il ritorno vero, quindi non è un metodo Monte Carlo. Monte Carlo, d'altro canto, è proprio l'opposto di metodi bootstrapping, nel senso che non usa bootstrap in nessun modo, fa delle update esattamente con i ritorni, con determinazioni della variabile aleatoria della quale deve calcolare il valore medio. Il metodo temporal difference, d'altro canto, permette di fare apprendimento online, perché appena voi avete fatto un passo, ecco che immediatamente avete l'aggiornamento da fare per il valore del vostro stato. Ok? Ok, quindi c'è quel VDS di TP1 proprio da intendere come una sorta di componente ST, cioè relativa allo stato STP1. Quindi io vado avanti, vado in un altro stato, e se vado in uno stato che è diverso dal precedente, allora io lo conoscevo al passo precedente, qual era il suo valore, giusto? Cioè, in Allora, realtà VS di TP1 è il valore allo step al tempo t dello stato STP1. ok, con quell'indice, allora quello che nel lucido è VST più 1, tu stai dicendo nella notazione temporale che ho detto poco fa è VT dello stato che ho incontrato al tempo T più 1. Esatto, è giusto Esattamente. questa cosa. Ok, È perfetto. giusta e non solo, visto che lo stai chiedendo, questa temporalità e questa temporalità qui sono associate, ma nessuno mi vieta di usare un altro indice, un'altra scadenza temporale per aggiornare la tabella. Ok? Ok. Potrei decidere di aggiornare la tabella in altri modi. Per esempio, potrei fare due passi avanti prima di aggiornare la tabella invece che uno soltanto, no? E quindi, cioè, potrei decidere di non fare l'apprendimento online, essenzialmente. Però in tutto questo che noi stiamo dicendo, l'apprendimento è online e quindi il momento in cui io aggiorno la tabella è legato al passo che faccio di esperienza. Però anche questo non è obbligatorio. Nello pseudocodice, in genere, questa dipendenza da T, come avete già visto varie volte, questo c'è fin dall'inizio. Noi ogni volta che facevamo quello pseudocodice parlavamo di Certo, tabella che aggiornavamo a ogni passo. quello perché lì il tempo è all'interno, cioè nella lettura delle linee del programma, questo Esattamente, esattamente, fila, per ok. quello si perde. Matematicamente, quando poi tu vuoi scrivere, magari vuoi fare delle dimostrazioni su queste cose qui, ti servono questi dettagli. Sì, questo VST più 1 è quello che lì abbiamo scritto, la stima al tempo t dello stato ST più 1. E allora, se vuoi, questo invece è la stima al tempo t più 1. Ok? Che è quello che aggiorni. Perfetto, allora qui c'è lo pseudocodice, c'è poco da dire su questo pseudocodice, ormai avete capito come funziona, il punto chiave, la cosa critica è questa. Vi ricordo sempre, vi invito sempre a leggerlo con questo contesto, questo è il target, ok? Non leggetelo come una formula vuota, questo è il target. E questa quantità qui, target meno stima, è l'errore. E ancora, questa regola tutta significa che io sto modificando la vecchia stima nella direzione del target, ok? Con una certa fiducia data da questo alfa. Non vi faccio un esempio di codice vero su Colab, perché i metodi temporal difference in genere
si associano direttamente al controllo, come avevamo fatto prima per la value iteration, se vi ricordate. Value iteration è un unico codice che fa direttamente la predizione e il miglioramento in una riga sola. C'era un Una massimo. domanda, Sì. ma in realtà è più, cioè, è a metà fra una curiosità e capire se ho capito, ma cioè, in questo metodo qua non c'è sotto l'assunzione che seguire progressivamente le linee temporali piano piano mi faccia convergere al valore reale del GDT, quindi, cioè che, nel senso che io sto dicendo che man mano che scorre il tempo, io in realtà sto fluttuando attorno a quello che è un valore, reale del target. Il valore reale del target intendi il valore dello stato, cioè lo Sì, il valore dello stato, stato effettivo. Cioè, cioè stai io chiedendo sto se dicendo, seguo nel tempo la se traiettoria del mio sistema e spero che sia rappresentativa questa cosa perché. stai chiedendo se converge, stai Giusto. chiedendo se funziona, o forse non ho capito la Sì, domanda, stai chiedendo se funziona. forse sì, di fatto sì, ok. Diciamo, questo metodo ti Sì, dà, mi sto chiedendo se effettivamente. questo metodo ti dà una successione, diciamo, vettoriale, V con T, no? Di funzioni valore. Vettore perché non ci voglio mettere la coordinata relativa allo stato. La tua domanda è, questo V con T converge in qualche senso? Perché parlando a matematici, essendo in calcolo stocastico, sappiamo che ci sono vari modi, definizione di convergenza in probabilità converge in qualche senso alla funzione valore di pi greco? Sì, cioè io, a me questa cosa mi sta un po', come si dice, suonando una campanella per una cosa che non so se penso che sia un linguaggio universale, insomma, per l'ergodicità di un sistema, cioè che quando io seguo una traiettoria temporale, questa sia rappresentativa, cioè le medie temporali sono equivalenti alle medie di insieme. Cioè sto dicendo, faccio tante iterazioni del mio problema, quindi faccio tante realizzazioni. E spero di ottenere e ottengo un certo valore medio, e questa cosa spero che sia equivalente a seguire il mio sistema per tanto tempo. Dove qui da un lato vedo il tempo che scorre in questa componente iterativa, e poi vedo anche però la speranza che questo E, quindi questo valore di aspettazione che ottengo, sia di fatto rappresentativo nel numero di volte in cui io ripeto i vari episodi. Non so se questa cosa c'entra qualcosa oppure no. Allora, Quindi mi sto l'ergodicità è chiedendo. un'ipotesi che si fa relativamente spesso quando vogliamo dimostrare, quando si vuole fare un risultato teorico. E ti faccio notare che ergodicità uguale non episodico, in maniera, cioè episodio di stati Infatti. assorbenti è quanto di più lontano esista dall'ergodico. Esatto, infatti è questa la cosa che mi sta un po' sdubbiando. Ok, questo metodo ovviamente si può usare anche negli MDP episodici. Sono correlati, non so dirti, ma pecca mia, non sto dicendo che non lo so, che non sono collegati, non so dirti se nella dimostrazione di convergenza del metodo temporal difference l'ipotesi di ergodicità giochi un ruolo primario. Sicuramente funziona anche negli MDP episodici. E comunque Ok, funziona, per tranquillizzare un po' tutti che mi sentono porre la domanda, questo metodo nel caso tabellare che stiamo per ora facendo effettivamente funziona, poi alla fine vi dirò quindi converge davvero. converge davvero, sì. Allora, volevo farvi un attimino prima queste differenze tra Monte Carlo e temporal difference. Che più o meno abbiamo capito. Volevo dirvi la cosa importante che mi sembra di aver enfatizzato poco per ora, che il target Monte Carlo è un metodo non distorto, si dice. La distorsione, quando si usano gli stimatori, diciamo uno stimatore si dice distorto quando il suo valor medio non è il parametro da stimare essenzialmente. Se ci pensate, il metodo Monte Carlo, il target Monte Carlo, questo GT, qual è il valor medio dei ritorni? Per definizione, il valor medio dei ritorni è il valore della vostra policy.
Proprio per definizione, che cos'è il valore di uno stato della policy? È il valor medio di quei ritorni, dei ritorni partendo da quello stato, ovviamente. Quindi quando io uso un metodo che usa come target quei ritorni, per definizione sto usando un metodo non distorto. Mentre invece, se ci pensate un attimino, questo è un pochino più difficile, non bisogna scriverselo, però qualitativamente è evidente che il metodo temporal difference invece è distorto. Perché è distorto? Perché il metodo temporal difference, nel caso non fosse chiaro, ma parte inizialmente con una stima. Parte inizialmente con una stima al tempo zero di funzione valore. Al tempo zero, vedremo nel codice che faremo, noi diremo che il valore di ciascuno stato è un certo numero, magari per semplicità 0. Quindi io dirò per ogni stato il valore di quello stato è 0. E poi al tempo 1, il valore 1 dello stato che sto stimando sarà uguale al valore che aveva quello stato al tempo 0 più alfa per target meno il valore che quello stato aveva al tempo 0, ok? E quindi a questo punto il valore cambierà, ma vedete che qui dentro a questa espressione c'è il valore che ho dato all'inizio. Questo valore che ho dato all'inizio, a meno che io non sono la persona più fortunata del mondo, è presumibilmente sbagliato, non è il valore giusto. E questo qui adesso fa parte di V con 1. E V con 1 sarà analogamente dentro quando scrivo V con 2. Quindi vedete che questo errore, questa chiamiamola distorsione dal valore vero, io me la porto avanti continuamente, cioè sarà sempre presente nelle mie stime. E quindi nessuna di queste stime, quando io ne faccio il valor medio, potrà avere come risultato il valor medio che io sto cercando di stimare, no? Perché contiene dentro una distorsione implicita che è, tranne per gli stati in cui sono stato fortunato e la stima iniziale era già la stima giusta, non riuscirò a togliere col valor medio. Ma ciò nonostante, vedremo adesso gli enunciati precisi del teorema, con opportune condizioni, questa successione di valori converge, cioè diciamo quella distorsione viene eliminata dai vari aggiornamenti e quindi all'infinito tende a zero quella distorsione, quindi all'infinito questa roba qui ci dà il valore che stiamo cercando. Ok? L'altra cosa che bisogna dire per essere corretti verso il metodo Monte Carlo, se no. Per essere corretti verso il metodo temporal difference, altrimenti da questo che vi ho appena detto sembrerebbe che il metodo Monte Carlo è migliore, perché diciamo una cosa che si chiama non distorta, così almeno intuitivamente è migliore di una cosa che è distorta. Beh, però d'altro canto il metodo Monte Carlo, pensate a cosa fa. Lui costruisce il suo target, la sua stima, passando da uno stato all'altro stato. Qui non so, magari ottengo una ricompensa di 3, però magari questa ricompensa in media era 18, quindi ho fatto un errore di 15 rispetto alla ricompensa, la ricompensa media vera. Qui scelgo ancora un'altra ricompensa, 2, che magari aveva come ricompensa media 5, quindi ho fatto un errore di 3 su questa ricompensa. Bene, tutte queste determinazioni che faccio della ricompensa al tempo t più 1, al tempo t più 2, eccetera, si portano dietro un possibile errore rispetto alla media che si somma sulle varie, quando io vado a fare il ritorno, vado a fare la ricompensa totale, il che significa che il ritorno totale che io stimo con un singolo episodio ha una varianza molto alta. Varianza significa quanto può differire dal valor medio di quel ritorno lì. Ok? Che vi ricordo è la quantità che io voglio stimare. Il che significa in soldoni che
che quando io uso il metodo Monte Carlo, quello che vi avevo già accennato a suo tempo, per avere la convergenza, la media empirica addolcisce questa varianza, no? Per avere questa convergenza io dovrò fare tantissimi campioni, tantissimi episodi. Quindi, diciamo, il metodo Monte Carlo richiede più risorse in questo senso. Invece, da questo punto di vista, il metodo Temporal Difference fa una sola azione e quindi ha la varianza della singola ricompensa e quindi e questa varianza è chiaramente più bassa, per quello che vi ho detto, di quella del metodo Monte Carlo. Quindi, metodo Temporal Difference e metodo Monte Carlo hanno questo pro e contro. Il metodo Monte Carlo è non distorto, bene, il metodo Temporal Difference è distorto, male, ma il metodo Temporal Difference ha varianza più bassa, quindi converge più velocemente, bene, il metodo Monte Carlo invece ha varianza molto alta e converge più lentamente, male. Ok? Allora, i metodi Temporal Difference funzionano? Questa è la domanda che dicevamo prima. Cioè, voglio dire, i metodi Monte Carlo erano supportati, motivati, no? In qualche modo, se vi ricordate, dalla legge dei grandi numeri, ma questo Temporal Difference, chi mi garantisce che man mano che andiamo avanti con le stime tendiamo effettivamente al valore corretto Vπ greco di S per tutti gli stati? Ok, questo è il senso di questa domanda. I metodi Temporal Difference sono corretti in questo senso? Bene, e la risposta sta in teoremi di convergenza, teoremi di convergenza che sono assolutamente non banali. Una parentesi, ragazzi, io questo corso io l'ho preso, come vi ho detto all'inizio, dalle lezioni di David Silver e soprattutto dal libro Sutton e Barto. Per chi di voi ha provato a leggere il libro di Sutton e Barto, è un libro spettacolare. Nel senso che vi fa passare per molto semplici anche cose estremamente complicate. E questo, a mio parere, per un libro è assolutamente un pregio. Ciò non toglie che la matematica che c'è sotto a questa roba, praticamente tutte le cose che vi ho detto, la matematica che c'è sotto non è mai, assolutamente mai banale. Ok? Quindi non fate l'errore di dire, siccome io ve lo sto facendo passare, uso spesso i termini qualitativamente, quindi qui capite che è intuitivo che questa roba converga, ok? Tutte queste cose che vi dico significano, voglio convincervi che è ragionevole, che quindi non è strano che qualcuno ci abbia pensato e abbia studiato questa cosa e soprattutto non è strano che questa roba funzioni benissimo e risolva i problemi, che da alcuni punti di vista è la cosa che ci interessa, no? Ma il fatto che funzioni, cioè il teorema matematico che c'è sotto di convergenza, non è praticamente quasi mai un risultato banale, anzi direi mai. Da adesso in poi, soprattutto, ogni volta che ci chiederemo se la cosa converge, vi dirò magari sì oppure no in alcuni casi, però anche quando vi dico sì, il teorema che dimostra che la convergenza non è banale. In questo caso, in particolare, il primo risultato di convergenza per i metodi Temporal Difference è un articolo originale di Sutton del 1988, è un articolo dove lui inventa il metodo Temporal Difference, è scritto molto bene, bellissimo e chiarissimo, sta nella condivisione che vi ho messo delle letture consigliate e in quel lavoro però lui dimostra che la distorsione del temporal difference tende a zero e questo significa che la media del temporal difference converge alla funzione valore. Ok? E questo lo dimostra sotto un'ipotesi di alfa costante sufficientemente piccolo, da i bound che alfa deve soddisfare per far sì che ci sia questa convergenza, ma questa convergenza quindi è la convergenza della media, ok? Cioè la media converge e la convergenza della media, per chi ha fatto un po' di variabili stocastiche, è una convergenza estremamente debole. Quindi questo del 1988 è un risultato abbastanza debole.
Alla fine del suo lavoro, Sutton, in questo lavoro dell'88 che vi ho descritto, dice, congetturiamo che, ipotizzo che questa, forma di convergenza, più che una forma di convergenza più forte, valga, ma questa è ancora una domanda, un problema aperto. E dal 1988, in cui lui ha scritto questo lavoro, il risultato di convergenza più forte che vale e che è la seconda riga qui, viene dimostrato soltanto 6 anni dopo, nel 1994. Ok, per capirci quanto possono essere complesse queste cose. Ok, e comunque converge. Notate la condizione sul learning rate. Il learning rate non può più essere costante, ma deve decrescere. Deve decrescere velocemente, ma non troppo velocemente. Ok? E cosa questo significa? Lo vedremo dopo, una condizione che vi descriverò meglio dopo. E, ok, questo era per le questioni di convergenza. Poi c'è un discorso su chi converge meglio, visto che entrambi convergono, no? Ce n'è uno che converge più velocemente, ce n'è uno che sfrutta meglio i dati a disposizione, e queste sono tuttora domande aperte. Non c'è nessuna dimostrazione matematica che uno dei due funzioni sempre meglio dell'altro, ok? Dopodiché c'è l'evidenza empirica, però. L'evidenza empirica dice, guarda, in generale quando si usano i metodi temporal difference, questi sembrano convergere più velocemente che non i corrispondenti metodi Monte Carlo. Ok? Ricordo che questi articoli che vi ho detto li trovate nella condivisione Dropbox. Dicevi qualcosa? No, ho fermato. Ok, allora ragazzi, qui ci sarebbe un esempio che però voglio saltare perché voglio arrivare da un'altra parte, magari invece questo ve lo faccio vedere. Questo è un esempio che c'è sul Sutton e Barto a pagina 125, esempio 6.2. Questo è un MDP con transizioni destra-sinistra al 50%. Il valore di uno stato, il valore non so, di questo stato corrisponde alla probabilità, quindi valore uguale probabilità di terminare a destra. Se ci pensate, il motivo di questa uguaglianza del valore con la probabilità di terminare a destra è legato al fatto che l'unica ricompensa 1 è data quando terminiamo a destra e tutte le altre ricompense sono 0. Quindi il ritorno di una traiettoria è 1 soltanto quando terminiamo a destra, altrimenti è 0, c'è uno stato terminale a sinistra, ok? Quindi si può terminare una traiettoria con 0. In qualche modo, terminare di qua significa vittoria, terminare di qua significa sconfitta. Quando termino di qua, ho un ritorno di 1 che però nel valor medio che va a calcolare il valore viene pesato con la probabilità di questa traiettoria. E quindi alla fine il valore di questo stato è semplicemente la somma di uni tutti pesati con le probabilità di arrivare di quella traiettoria di accadere. Quale traiettoria? Quella che arrivava qui. Se ci pensate, quello che ho detto è semplicemente la probabilità di terminare a destra, che in altri termini, per come ve l'ho detto, andare a destra vincere, andare a sinistra perdere, questa è anche in un gioco, sarebbe la famosa probabilità di vittoria. Per chi ha mai letto letteratura di AlphaGo, AlphaGo prevede con una rete neurale la probabilità di vittoria. È un altro modo per dire che prevede il valore degli stati. Ok, per questo vi faccio questa digressione. E, ok, notate anche che questo
processo, non vi ho messo le azioni, vi ho parlato solo di transizione, passate a destra e sinistra al 50%, ok? In questo caso si chiama Markov Reward Process, cioè non è un decision process, ma solo un reward, perché c'è solo la ricompensa e non le azioni. Quando si studia la predizione e la policy è fissata, capite che non c'è bisogno di distinguere la dinamica dell'ambiente dalla dinamica causata dalle azioni della gente, no? In un certo senso possiamo integrare la policy nelle transizioni dell'ambiente, quindi in genere si usano gli MRP invece degli MDP, tutto qui. E è soltanto una convenzione, se preferite pensarla diversamente, questo è un MDP con transizioni deterministiche e semplicemente le azioni sono vado a destra e vado a sinistra al 50%. Ok? Ora, altra analogia per chi ha mai visto questo tipo di problema. Se chiamiamo gli stati 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il problema della rovina del giocatore, in un linguaggio che forse qualcuno di voi ha mai incontrato come esempio in probabilità. Il problema è, diciamo, se questo stato è 0, 1, 2, 3, questo è 3, significa che io ho 3 euro e io voglio arrivare a 6 euro. Ogni volta tiro una moneta e se viene testa vinco un euro, se viene croce perdo un euro. E la domanda è qual è la probabilità di vincere e quindi smettere di giocare prima di andare in rovina? Perché questo termina solo in due modi, no? Quindi io termino soltanto se vinco oppure se mi rovino. E quindi in questo senso il problema della rovina del giocatore. Ok? Tutta questa cosa per dire comunque che i valori di questi stati quindi sono 5 sesti, 4 sesti, 3 sesti, perché queste sono le probabilità di terminare a destra, 0 e 1, ovviamente. E questo per spiegarvi il grafico qui sotto. Nel grafico a sinistra ci sono i valori imparati da temporal difference su 1, 10 e 100 episodi. Quindi un episodio. Questo, 10 episodi, il grafico in verde, e 100 episodi, il grafico in blu. Ok, vedete come si avvicina al valore vero che è questa retta qui, quella in nera indicata da questi valori veri. Dopo 100 episodi, la stima del valore non migliora più e inizia a fluttuare seguendo i risultati più recenti. Perché? Perché stiamo seguendo quell'alfa costante che dà più fiducia alle stime più recenti. Ok? Alfa uguale 0,1 in questi grafici. E qui sotto c'è a destra, scusate, c'è un grafico dell'accuratezza della previsione. La misura è fatta con un RMS, un errore quadratico, insomma, che non vi sto a descrivere, mediata su tante run con credo 100 episodi ciascuno. E come vedete, diciamo, questo grafico ve l'ho messo semplicemente perché vi esplicita quello che vi ho detto prima, il fatto che in questo esperimento, in questo specifico esperimento, temporal difference, anche con vari tassi di apprendimento, è sempre migliore del Monte Carlo. Il grafico dell'accuratezza, no, ci dice quanto il metodo è migliore dell'altro. Ok? Questo solo per darvi quel discorso dell'evidenza empirica di prima. Ora, io vi ho detto che il metodo temporal difference, il metodo Monte Carlo, non si può dire chi dei due è migliore. In realtà c'è un caso particolare in cui si può dire, almeno spero che sarete d'accordo alla fine, di poter dire che uno dei due è migliore. Scusate. E questo
caso particolare è il caso in cui abbiamo soltanto esperienza finita a disposizione. E questo mi porta a ribadire il discorso che vi ho fatto spesso. Finora noi abbiamo assunto tutti questi metodi di avere a disposizione, se ci pensate, essenzialmente un simulatore, no? La possibilità di dire parto da questo stato, faccio 1 milione di episodi, vedo che cosa succede, no? Oppure parto da questo stato, faccio un passo, poi faccio un altro passo, quando ho finito, se finisco, ricomincio, eccetera. Bene, a volte l'esperienza è costosa e questo non è possibile. A volte noi dobbiamo usare un database che ci viene dato, una tabella che ci viene data e quelli sono gli esperimenti che sono stati fatti, esperimenti molto costosi, noi non possiamo replicarli e ci viene chiesto di fare uno studio su quell'esperienza lì. Ok? Quindi la domanda è: possiamo imparare anche se abbiamo soltanto un numero finito di passi di esperienza, che sarà un numero finito di episodi per Monte Carlo e un numero finito di passi per il temporal difference, ok? Allora, quindi assumiamo di avere questa situazione qui. La prima osservazione che facciamo è che, visto che abbiamo poca esperienza, forse non vale la pena di aggiornare la tabella online, no? A ogni passo. Facciamo un errore un pochino più corposo, come la somma di tutti gli errori. E poi chiediamoci se in questo modo comunque impariamo qualcosa. Quindi decidiamo di fare dei metodi che cercano di sfruttare meglio l'esperienza che abbiamo facendo la somma di tutti gli errori e facciamo l'aggiornamento in questo modo. Questo tipo di aggiornamento che è descritto con queste cose che vi ho detto è chiamato batch updating. E la domanda è: intanto questa roba funziona? Dove funziona significa se io ripeto questo aggiornamento, questa regola di update infinite volte, convergo a qualcosa, state capendo, no? Questo discorso di funzionare. Io ormai avete capito il pattern generale che non abbandoneremo più. Noi daremo sempre dei metodi di aggiornamento di tabella. Abbiamo la tabella al tempo t e ci chiederemo quant'è la tabella al tempo t più 1, vt più 1 uguale, e qui c'è una regola di update. Ok, e avete oggi anche capito che la regola di update è sempre del tipo la tabella al tempo t più alfa per un target meno il valore precedente, più alfa per una cosa che abbiamo chiamato errore globalmente. Ok, questo è il pattern generale. Questo modo di aggiornare la tabella, il vettore, se volete, in questo contesto, ci porta a una successione vettoriale. Quindi funzionare significa in prima istanza che questa successione converge a qualche cosa. Ok? Dopodiché c'è la domanda: ma converge a cosa? No? E in particolare siete d'accordo che con queste ipotesi che abbiamo fatto di un'esperienza finita, sperare che convergiamo alla funzione valore esatta per ogni stato è utopia, ovviamente, no? Quindi questo sicuramente non è possibile. Se io non posso fare un'esperienza infinita, non ho nessuna possibilità per le ragioni qualitative che dicevamo prima. Gli stati, le azioni devono essere tutte campionate infinite volte se voglio convergere ai valori veri. Ciò nonostante, io posso convergere a qualcosa e quindi dire questo è il meglio che posso ottenere da questa esperienza, no? Bene. Adesso scopriremo questa cosa buffa, che questo che ho detto, se noi facciamo la regola di update col target temporal difference o col target Monte Carlo, entrambi i metodi funzionano, nel senso che convergono, ma convergono a risposte diverse. Da quello che ho detto, questo non è strano, no? Bene. Quello di cui chiederò un vostro parere, insomma, vi descriverò quali sono queste due risposte e cercherò di convincervi o vi darò la mia opinione del fatto che la risposta temporal difference è migliore di quella Monte Carlo. Ok? Perché dice che non è strano perché uno è biassato, l'altro no, giusto? Beh,
Beh, non è strano nel senso, no, non intendevo questo, ma anche questa si può essere una motivazione, ma intuitivamente l'ho pensata col fatto che sono metodi diversi e quindi essendo l'esperienza finita, non vedo motivo per convergere a una stessa cosa, no? Tutto Ok, sommato. certo. Però sì, è solo assolutamente, è una mia osservazione, non è. Per altri può essere invece assolutamente anomalo il fatto che convergano a cose diverse. Allora, questo è un esempio, ok, non vi sto facendo il teorema, questo è un teorema, questo qui. Però io non vi faccio il teorema, vi faccio un singolo esempio, ok, per farvi vedere come funziona. Il singolo esempio è questo. Noi abbiamo due stati e gli episodi in questo MDP con due stati per qualche motivo sono esageratamente costosi e noi abbiamo a disposizione soltanto questi 8 episodi. E quindi una persona è arrivata e ci ha detto: guarda, gli 8 episodi sono questi, purtroppo questi due stati sono di un sincrotrone, un device atomico che non si può riattivare, eccetera. Quindi questa è l'unica cosa che ti posso dire. Il primo episodio che è stato fatto è partito da A. Ha avuto un reward di 0, è arrivato in B, ha avuto un reward di 0 ed è terminato. Il secondo episodio è partito invece da B e ha avuto un reward di 1 ed è terminato. Il terzo episodio, come il secondo, come anche il quarto, il quinto, il sesto e il settimo, tutti uguali. L'ottavo episodio è partito da B, sempre, ed è subito terminato, ma ha avuto un reward di 0. Adesso io vi chiedo: secondo voi, qual è la funzione valore? Attenzione, non vi ho chiesto di dirmi qual è la funzione valore vera, perché vi ho detto in anticipo che questa non la sappiamo, ok? Vi sto chiedendo, se voi doveste dire, sapendo cos'è la funzione valore di questa roba, guardando questa esperienza qui, qual è una vostra stima del valore di A e del valore di B, quale direste? E questi sono gli episodi che avete, eh? Non potete farne altri. Ovviamente, se ne poteste fare altri, usereste i metodi che abbiamo detto prima, che convergono, abbiamo detto, al valore vero, quindi non ci sarebbe nulla da fare. Anche la scelta dello stato iniziale non la conoscete qui, è stata fatta, diciamo, dall'ambiente in qualche modo. Diciamo, intanto io faccio un disegnino. Quindi ci abbiamo A, direi. Ditemi se avete suggerimenti. Io mi giocherei una A zero, non si fa proprio. Allora, tu dici il valore di A quant'è? Dovessi sparare, direi zero. Allora, tu dici il valore di A è 0 e hai una Io stima anche di B. invece. Sentiamo un'altra proposta, valore di A. Io direi lo sconto per il valore di B, cioè Sconto, non. facciamo la vita semplice, sconto uguale 1. Allora, valore di B. Tu diresti valore di A uguale valore di B, ma nessuno si sbaglia Uguale 6 perché ottavi. uguale 6 ottavi. Ok. Altre proposte? Ah, perché ti dici che si va avanti, Allora, tu che mi hai detto valore di A uguale 0, vuoi completare la tua risposta dicendomi anche il valore di B? ma sì, mi credo sia ottavio. Quindi sei d'accordo con l'altra risposta, Su quindi valore sul valore di B. di B sono d'accordo, sì. Ok, mi dite un attimo i vostri nomi, tu sei? Lorenzo. Anch'io. E tu invece? Lorenzo. Accidenti, mannaggia. Vabbè, io G e lui B, lui Allora, C, anzi. il primo Lorenzo lo chiamiamo Lorenzo MC, il secondo Lorenzo lo chiamiamo Lorenzo TD, perché queste sono le due risposte che verrebbero date dal metodo Monte Carlo e dal metodo Temporal Difference. Perché? Lo spieghiamo con questo diagramma qui. Allora,
Il metodo Monte Carlo vede i ritorni ottenuti. E riguardiamo Non gli ci siamo messi episodi. d'accordo, devo dire. Il 100% delle volte che A è stato visitato abbiamo ottenuto 0, quindi questo è il motivo per dire valore di A uguale 0. Il 6 ottavi delle volte che è stato visitato B abbiamo ottenuto il valore 1 e quindi il valore di B è 6 ottavi. Ok? Invece il temporal difference che cosa fa? Aggiorna le ricompense, aggiorna con le ricompense le stime dei valori successivi. Tutte le volte che abbiamo visitato B, tutte, l'episodio è terminato, quindi non ci sono stime di stati successivi, ok? E quindi il valore di B è lo stesso di quello Monte Carlo, giusto? Quindi questo, in questo senso temporal difference e Monte Carlo non fanno differenze, ma tutte le volte che abbiamo incontrato A, poi abbiamo incontrato B, giusto? E quindi Sì. il valore di A viene aggiornato con il metodo temporal difference, con la ricompensa che ho ottenuto, più che cosa? Il valore di B per il fattore di sconto. Il valore di B abbiamo detto che è 6 ottavi e quindi viene effettivamente questo 6 ottavi. Ok? Quindi questo, se volete, è l'esercizio, questa frase che ho detto. Come vedete, ancora una volta a fare la differenza è il bootstrap, no? Perché il bootstrap è il fatto che il valore di A io l'ho aggiornato non con l'episodio che è successo, che mi sembra questo, no? Ma col fatto che sono andato in B, non ho terminato l'episodio e faccio bootstrap. Faccio bootstrap significa che inserisco nell'aggiornamento la mia stima del valore di B. Ok? Bene, vi avevo detto però che vi avrei cercato di convincere che la risposta temporal difference è migliore e per questo vi do un teorema che dice in generale che cosa sono queste risposte. Allora, in particolare quello che si ottiene con il metodo temporal difference e batch updating è il valore corretto rispetto al modello di massima verosimiglianza con i dati a disposizione. Ora, per chi di voi conosce questo concetto, senza andarlo a definire, ma pensate questo, io adesso lasciate stare il lucido, io vi do una moneta e vi dico che è truccata, però non vi dico se è truccata che viene più spesso testa o se è truccata che viene più spesso croce. E vi chiedo di darmi una stima, secondo voi, delle probabilità con cui viene più spesso testa o più spesso croce. Cioè, vi chiedo di darmi una stima delle probabilità del modello che c'è sotto questa moneta. Ovviamente voi mi dite che ne so, non so niente, mi ha detto, vabbè, mi ha detto che forse è truccata, ma non so che dirti. Magari mi dite 50 e 50, no? Dovendo tirare a indovinare. A questo punto io lancio la moneta 10 volte e 10 volte viene testa. Siete d'accordo che questo esperimento, questi 10 esperimenti, hanno cambiato la vostra aspettativa su quale possano essere le probabilità della moneta? In particolare in questo caso estremo che vi ho detto, voi sarete molto più convinti che la moneta è truccata con una probabilità molto alta di far uscire testa. Quindi che so, a questo punto magari mi direte la probabilità di testa secondo me è il 90%. Questo secondo me si traduce in realtà, data l'esperienza che mi hai mostrato, dato che mi hai detto che sono uscite 10 volte teste, 10 teste consecutive, nessuna croce, io credo che diciamo, per me il modello che più probabilmente, diciamo, il modello più verosimile, diciamo, è testa al 90% e croce al 10%. Bene, questa cosa qualitativa che vi ho detto si può formalizzare e si può ottenere, data l'esperienza, le probabilità sottostanti che rendono massima la probabilità che esca quell'esperienza. Questa roba che vi ho detto si chiama modello di massima verosimiglianza. Mi dicevi qualcosa, Lorenzo? Mi sembra proprio, cioè, l'esempio, mi ricordo
un esempietto che ci facevano per farci la differenza tra l'approccio bayesiano e l'approccio frequentista. Cioè, questo è alla probabilità. Tipo, quindi qui sto dicendo, ok, in effetti poi alla fine viene fuori la massima likelihood, ok, ah, mi ha preceduto, ok, ah, discreto. E questo stai dicendo che qui ti rendi conto già che questa è la maximum likelihood. Sì, cioè, esatto, il buon Lorenzo Ricchi è un bayesiano, si vede. Ok, è vero. Bene, quello che voglio dire è che non è un caso che in questo caso la risposta temporal difference sia venuto il modello di massima verosimiglianza, ma è un teorema. Questa tecnica mostra, diciamo, porta sempre questa cosa. Ok? Ora, non so se siete d'accordo, ma secondo me il modello che massimizza dire il temporal difference ci dà la risposta relativamente al modello che massimizza la probabilità di uscita di quella serie di episodi. Secondo me è più ragionevole che non la risposta Monte Carlo. Notare che la risposta Monte Carlo è chiaramente quella che minimizza l'errore quadratico medio sui dati a disposizione. Quindi è una cosa anche quella molto ragionevole. D'accordo? Però in questo Questo caso, perché il numero di prove è finito, perché ci ha fatto vedere otto sì, il cose, numero di giusto? prove è finito, esattamente. Questo Ok. è il metodo batch updating con esperienza finita. Ok? Insomma, per riassumere, quello che voglio dire è che quando voi avete solo un numero finito di esperienza, una quantità finita di episodi, diciamo, in questo caso allora sì, potete dire che il metodo temporal difference è meglio. Perché il motivo, diciamo, sono scritti qui, perché il metodo temporal difference è quello che vi sfrutta la marcovianità, perché questa marcovianità è quella che viene usata per costruirsi internamente il modello con cui poi ci dà la risposta giusta. Ok? Quindi in generale, in ambienti marcoviani, temporal difference è più efficiente. Allora, se vogliamo, questa osservazione che abbiamo appena fatto ci dice che più in generale possiamo dire che in ambienti marcoviani il metodo temporal difference è più efficiente perché sfrutta l'informazione aggiuntiva di marcovianità. Il metodo Monte Carlo, al contrario, la ignora completamente la marcovianità perché non assume nulla a priori, no, sulle probabilità, è molto più pragmatico. Fa l'episodio, vede quanto viene, dice ok, questa è una mia stima, facciamo altri episodi e vediamo che succede. Non, se ci pensate, in questo atteggiamento non sto dicendo forse la probabilità è questa, forse è quest'altra, no, niente. Per questo motivo, però, questo significa che il metodo Monte Carlo promette di essere più efficiente in ambienti non marcoviani. Questo succede in particolare quando l'ambiente è soltanto parzialmente osservato, no? Come potrebbe essere, per esempio, nell'ambiente che vi avevo dato all'inizio, voi non eravate sicuri che le cose che vi dicevo vi identificassero completamente la stanza. In particolare, ogni tanto vi dicevo, vedete le porte 013 e voi non potevate sapere se eravate nello stesso stato oppure in uno stato diverso. Ok? Allora ragazzi, adesso una Ma domandina. una domanda, io c'ho una domanda. Quindi questi due metodi, però, potremmo dire che coincidono nel caso di insomma, se siamo in presenza di marcovianità e se abbiamo un numero grande a piacere di episodi Grande a piacere e intendi infinito. infinito. Ok. E un'altra domanda, si può comparare questi due metodi per fare ipotesi sulla marcovianità? Cioè, se io non so se un certo processo è marcoviano, posso provarli, testarli entrambi e vedere se coincidono oppure no, e quindi magari dire forse è marcoviano oppure non è marcoviano, cioè fare test del No, genere. mi piace questa domanda, me la segno.
Una domanda interessante, no, non so dirti, non ho mai preso visto questo approccio, cioè diciamo in genere c'è il problema con un obiettivo da risolvere e io applico un metodo e Certo. vedo se l'obiettivo lo raggiungo, no? Se il task lo eseguo con una certa efficienza. La tua domanda invece è più teorica, dici io ho un ambiente e la mia domanda è decidere se questo ambiente è marcoviano oppure no. Esatto. E quindi usare questi algoritmi e i loro risultati per dare una risposta a questa cosa. Non mi è mai assolutamente capitato di vedere questo approccio, ma è sicuramente interessante. No, non ti so rispondere, magari si possono sviluppare dei Ok, metodi in questa grazie. direzione. Forse la prima domanda da farsi nel farsi questa domanda è che interesse c'è in questa domanda? Quindi vedere. Cercare delle situazioni in cui effettivamente c'è un ambiente e in cui sarebbe molto utile a priori sapere se l'ambiente è marcoviano oppure Perché ci sono tipo non so, domande sulla. Ora non sono magari strettamente legate a questo tipo di problema, però ci sono delle serie in generale in cui ci si chiede se c'è Marco Viani. Perché so, tipo il DNA che è organizzato, non si sa che marcovianità ha, se ce l'ha, se non ce l'ha. E quindi secondo me ci sono dei. Poi è È una estremamente domanda. interessante, così interessante che ti chiederei se me la scrivi via email questa domanda, Sì. così ci rimane e me la metto da parte in cose da fare, potrebbe essere un progettino anche eventuale con te se si decidesse di fare una cosa del genere. Ok, grazie. Allora, grazie a te. Vi chiedo adesso, quindi prendete un respiro, ricordatevi il metodo Temporal Difference cosa fa e il metodo Monte Carlo cosa fa. Ok, il metodo Temporal Difference fa un passettino, vede una ricompensa e dice questo mi basta per fare una nuova stima. Il metodo Monte Carlo fa tutto l'episodio fino alla fine e dice uso questo per avere la nuova stima. Hanno entrambi pro e contro e quindi ora mi chiedo, ma non è che c'è qualche modo di mischiare un po' queste due cose, no? Di prendere un po' i pro da entrambi. E mischiarli un po', fare insomma, questi sono due casi estremi, no? Il metodo Monte Carlo fa tutto l'episodio, il metodo Temporal Difference fa un passo solo. Oh, e le mezze misure non ci sono? Vi viene in mente un nuovo metodo, diciamo? Potete proporre un nuovo metodo che fa qualcosa di intermedio? Non so se la domanda è chiara. Cioè, un metodo che sfrutti un po' l'essere marcoviano e un po' no. No, no, Giusto. dicevo questo, il metodo Temporal Difference fa un passo e si ferma. Il metodo Monte Carlo fa tutti i passi possibili fino allo stato terminale e si ferma. A me sembrano due estremi, no? Se ne fa un Cioè, po' e via. Potrei un po'. uno vuole fare tutto, uno vuole fare il minimo possibile. No? Cioè, più estremo di temporal difference c'è solo stare fermo, non fare nulla, e vabbè, quello ovviamente non si impara nulla. E più estremo di Monte Carlo non c'è niente, perché quando sei arrivato allo stato terminale hai finito e non puoi fare più niente. Una via di mezzo quale potrebbe Fare qualche step, essere? Fare faccio 20 20 passi e poi. per esempio, no? Mi sembra ragionevole, quindi non so, potremmo inventarci un metodo in cui noi facciamo due passi e poi ci fermiamo. Vediamo se abbiamo capito come potrebbe funzionare un metodo del genere, per farvi vedere quant'è proprio ormai immediata questa roba. Sarebbe un metodo in cui al tempo, facciamolo senza l'indice, in cui io voglio stimare il valore dello stato ST. E quindi cosa faccio? Cosa ci metto nel valore dello stato ST quando faccio l'aggiornamento? Beh, vedo quanto vale questo stato ST secondo le mie stime precedenti. Vedete che sono sempre metodi iterativi. E poi ci aggiungo alfa volte un errore, che
Che cos'è quest'errore? Quest'errore è quanto differisce un certo target dal valore di quello stato ST. Quindi qui ci devo mettere un nuovo target. Questa è l'unica cosa nuova che cambia tra i vari metodi. E che cosa stiamo proponendo adesso? Nel metodo temporal difference io ci mettevo la ricompensa che ottenevo più il valore dello stato in cui capitavo, giusto? Più V di ST più 1. Ritorna, no? Questo era il temporal difference. Adesso stiamo proponendo invece di metterci cosa? Di fare due passi. Quindi, con due passi, che informazione aggiuntiva c'ho rispetto a un passo solo? Quindi con un passo avevo Invece che due. avere solamente l'R a tempo T più 1, c'è anche l'R a tempo T più 2. Esatto. E lo uso, no? Ci metto R a tempo t più 2. Sto lasciando perdere il fattore di sconto, ok? Così non complichiamo la notazione. E poi ovviamente ci avrò il valore dello stato in cui sono atterrato, questo qui. Quindi devo completare, devo fare il bootstrap e quindi scriverò il valore dello stato al tempo t più 2. Così. Ok? Quindi vedete com'è, capite? Cioè avete inventato un nuovo metodo in 30 secondi. Poi la domanda è: ma questo nuovo metodo funziona? Cioè converge a qualcosa? Prima domanda. Seconda domanda: per questo numero di iterazioni che vanno verso l'infinito, converge al valore dello stato, il valore teorico? Altra domanda. E poi, una volta che magari otteniamo queste convergenze, che funziona, eccetera, è meglio questo o il temporal difference a un passo solo? O è meglio il metodo Monte Carlo? Vedete, no? Quanto abbiamo imparato a farci un sacco di domande. Bene, questo metodo che abbiamo appena inventato insieme, purtroppo per noi non è pubblicabile perché è stato già inventato da altre persone. Okay. Si chiamano metodi n-step e sono ovviamente una generalizzazione di quello che abbiamo appena descritto. Il metodo 1-step fa un singolo passo e si ferma qui e usa la stima del valore in cui siamo atterrati, dello stato in cui siamo atterrati, per completare il target. Il metodo 2-step è quello che abbiamo appena detto, ma c'è anche il metodo 3-step, n-step. E in questo senso il Monte Carlo, se volete, è un metodo infinito step, dove ovviamente questa parola infinito è semplicemente un modo per dire che faccio tutti i passi necessari per arrivare alla fine dell'episodio. Ok? L'idea è quella che abbiamo detto. Perché devo fare un solo passo? Visto che la stima della funzione valore è tanto più precisa quanto sono più vicino allo stato terminale, no? Perché non avvicinarmi di più alla fine dell'episodio? Ok, una frase carina che c'è sul libro è che questi metodi ci liberano dalla tirannia del time step. Ok, in realtà ci liberano dalla tirannia del time step, però dobbiamo ancora decidere un attimino di quanti passi. Vi chiedo, secondo voi, qual è il migliore tra questi? Secondo me quello con due. Io invece dico tre. No, Chiaro. ovviamente non c'è motivo per pensare che uno di questi sia migliore, no? Probabilmente quello che succederà è che quando c'ho un ambiente, a seconda dell'ambiente, può essere meglio un metodo a due step piuttosto che a cinque, piuttosto che a uno, piuttosto che un metodo Monte Carlo. A questo proposito, vi faccio vedere subito questo lucido avanti, quindi vi salto questi un attimino. Vi faccio vedere questo lucido che mostra sulla passeggiata aleatoria, diciamo di prima, quella che abbiamo visto prima della rovina del giocatore, più grande in realtà, credo almeno che sia quello. Usa metodi n-step con varie n,
E come vedete, questo n uguale 1 è il temporal difference, questo 2 step, 4, 8, 16 e così via. E come vedete, l'errore, diciamo, l'errore migliore si trova in combinazione di un certo learning rate, alfa, e di un certo n. Questo per darvi un'idea del fatto che la scelta degli iperparametri è estremamente importante. In questo caso il metodo a uno step, il metodo temporal difference, fa estremamente peggio del metodo a quattro step. Ok? E questa è solo un'evidenza empirica, okay? Questo non è un teorema, questi sono gli esperimenti fatti su quel problema giocattolo, per cui si possono fare tantissimi esperimenti fino ad arrivare a convergenze e avere un grafico così preciso. Notare che il metodo Monte Carlo, ora questo è un processo continuing, credo, ah no, aveva gli stati terminali, ok? Il metodo Monte Carlo, diciamo quello a cui ci approssimiamo di più facendo un metodo 512 step, questi sono quelli che hanno una performance peggiore, ok? Torniamo un attimino ai lucidi precedenti, tanto mi pare di capire che quello che volevo farvi oggi lo rimandiamo alla prossima volta, però vi faccio vedere la regola di update che ci servirà per la prossima volta. Questa è la notazione della regola di update. Finora il ritorno era il ritorno Monte Carlo, cioè arrivavo fino alla fine, giusto? E quindi scrivevo GT, il ritorno partendo da T. Adesso io devo parlare di ritorno fermandomi a un certo passo. Quando parlo di metodi n step, no, devo indicare il passo. Allora, quello che si fa in genere si indica il passo in questo modo. Questo si legge dicendo faccio un ritorno fermandomi al tempo t più n. Quindi, se faccio uno step, faccio un ritorno che si ferma al tempo t più 1. Si ferma significa che prendo la ricompensa che ottengo al tempo t più 1 e poi mi fermo. Mi fermo uguale, faccio il bootstrap. Ok? Ritorno n step, mi fermo al passo ennesimo, quindi dal tempo t da cui ero partito sono a t più n, quindi come vedete ho n ricompense, n reward, e poi mi fermo. Mi fermo uguale, faccio il bootstrap. Ok? Quindi questa è una questione di notazione, diciamo. Conseguentemente, con tutto quello che abbiamo detto, vi ricordate, la funzione valore era una tabella al tempo t, adesso la funzione valore sarà una tabella, secondo voi, la tabella, a che tempo è la tabella di quando faccio la stima dell'n step? Cioè, questo target io ce l'ho effettivamente quando ho fatto gli n passi necessari. Conseguentemente, la notazione che uso è questa. La tabella è segnata in questo modo. Quindi, in particolare, quando io comincio l'allenamento, la mia tabella in cui sto memorizzando i valori iniziali non sarà la tabella al tempo 0, ma sarà la tabella al tempo n. Semplicemente c'è questa cosa di notazione. Ok? Allora, di questo lucido, la cosa che veramente mi interessa è questa proprietà di riduzione dell'errore. Allora, una domanda che forse vi siete fatti è questa qui. Pensiamo al metodo uno step. Quando io faccio la stima v con t più 1 uguale rt più 1 più v con t
di ST più 1, scusate, non questa schema, ma quella che ottengo andando verso questo target qui, no? Quindi quando faccio la regola di update temporal difference, perché mai la stima fatta così dovrebbe essere migliore della stima che avevo al tempo T? Ok, capite? In questo discorso di dire al tempo T la mia stima era 18, adesso ho stimato una ricompensa di 20 e quindi la mia nuova stima è 19, c'è un'ipotesi del fatto che sto migliorando la stima. Non potrebbe essere che la stiamo peggiorando? Magari la ricompensa che mi è venuta di 20 è in realtà molto molto lontana, è un outlier, è lontanissima dalla ricompensa di 2 vera che c'è in genere, in media, in questo stato, e quindi io andando da 18 a 19 mi sono allontanato dal valore, ho peggiorato il valore di quello stato, no? Non potrebbe essere che stiamo peggiorando la stima. La risposta qualitativa è che ovviamente questa RT più 1 è comunque un'istanza di quel valore medio e quindi questa è una grand truth, diciamo, una quantità vera che dovrebbe aggiungere informazione, un pezzettino di verità aggiuntiva alla stima. Però questa è una risposta qualitativa. Di solito ci si accontenta di queste risposte qualitative, non si va oltre. Ma la cosa super figa di questi metodi n-step, compreso il metodo 1-step, è che c'è questo teorema. C'è un teorema che dice che l'update di tipo temporal difference riduce l'errore nel caso peggiore. Cioè, il caso peggiore del ritorno parziale, del ritorno troncato, questo qui, qual è? È quello che massimizza la differenza dal risultato corretto. Ok? Quindi il ritorno peggiore di questo tipo è lo stato che massimizza questa differenza qui. Giusto? Cioè, tra tutti gli stati possibili, io ho una certa stima, sono al passo t più n-1 di stima di questa roba. Tra tutti gli stati, io guardo la norma L1 di questa funzione valore e prendo il massimo. Scusate, questa è la norma massimo, guardo, ok, prendo il massimo, quindi prendo la norma L infinito di questa roba e questa massimizza la differenza dal risultato corretto. Ok, questa è una variabile aleatoria, ne prendiamo il valore medio, facciamo il massimo anche qui e il teorema ci dice che il ritorno n-step è una stima migliore di VP greco rispetto alla stima precedente. Cioè, quando io questa stima qui la andrò ad aggiornare nella direzione di questo target, sto facendo bene. Perché questo ritorno qui, nel caso peggiore, è migliore della peggiore stima che potessi fare al passo precedente. Ok? Se anche ora sono quasi 4 ore, quindi magari siete stanchi e non avete seguito quest'ultima parte. Memorizzate soltanto questo. Per i metodi n-step, compreso il metodo 1-step, esiste un teorema che motiva il fatto che quando faccio l'update l'approssimazione migliora. Ok? Una cosa che si chiama proprietà di riduzione dell'errore. È un risultato estremamente prezioso perché è molto raro che ci siano risultati del genere. Ok, ragazzi, abbiamo quasi finito. Dimmi. No, dicevo, cioè, il teorema ci dice, ci scrive questo maggiore uguale dove, cioè, non ho capito bene quale sarebbe il fatto che, cioè, diciamo, il teorema ci garantisce che anche avere n uguale a 1 comunque migliora la nostra stima, giusto? Quindi, No, il teorema ci garantisce che il target
è nel caso peggiore Mid migliore target. della stima verso cui sto facendo andare quel target. Aspetta, provo a riscrivertelo perché capisco, cioè io mentre lo dico mi viene un po' da sorridere perché mi rendo conto che la frase è complicatissima e che quindi è molto facile che non lo stiate capendo. Allora, cerco di farvi un disegnino. Allora, io ho una stima V al passo 3 dello stato S, ok? E lo stato S è questo qui. Ora io faccio un passo di esperienza, quindi faccio un'azione secondo la mia policy e con questa azione arrivo in U. E quindi costruisco da questo passo di esperienza, io costruisco un target. Cos'è questo target? Abbiamo detto, diciamo che mi è venuto come ricompensa il solito 42, il target è 42 più la stima che ho al tempo 3 sempre di U. Ok? E a questo punto io dico V4 di S è uguale a che cosa? Diciamo con la notazione del target V4 di S, anzi no, V4 di S uguale a V3 di S più alfa per quel target lì che non sto a riscrivere meno V3 di S. Fin qua ci siamo? Sì. Ok. E questo lo esprimo dicendo che la frase che vi ho detto prima, che vi chiederei di metabolizzare e di ricordare, che io sto dicendo questo, nello scrivere questa roba c'è una interpretazione geometrica e discorsiva anche, che ora vi rifaccio. Oh, pensavo che il valore di S fosse questo V3 di S, ma ho appena fatto un nuovo esperimento e mi è venuto che non è V3 di S, ma è 42 più V3 di U. Quindi vorrei buttare via V3 di S e sostituirlo con 42 più V3 di U. Ma aspetta, non è che questo target gli do proprio la certezza, certezza che sia la risposta giusta. Pesiamolo per un valore alfa che ho deciso all'inizio. Diamogli peso solo il 10%. Ok, e quindi modifichiamo il valore precedente che pensavo giusto, ma evidentemente è sbagliato, nella direzione del target, pesando il target solo il 10%. Tutta questa Ok. frase complicatissima che ho detto, però è la spiegazione qualitativa di cosa questa regola fredda, scritta così in matematichese, soltanto con simbolini più uguale lettere, dice, capito? Quindi vi chiedo di ricordarvela in questi termini, magari non enfatizzandola così come la sto mettendo io, ma come muoverci da V3 di S verso il target con fiducia alfa. Questa è la cosa che il mantra che dovreste memorizzare. Ora, capite che in questo implicitamente voi vi state un po' fidando di quel target. Cioè, se uno vi dicesse, guarda che quel target che hai calcolato è completamente sbagliato, la cosa migliore da fare sarebbe non fare proprio questo update, no? Quindi, se voi fate l'update, vuol dire che pensate che questo target in qualche modo sia una stima migliore di quella che avevate precedentemente. Ok, questa è la frase chiave che quel teorema vi quantifica. Quindi la domanda è adesso, domanda, è vera questa cosa che ho detto? Cioè, questo target è una stima migliore di V3 di S per il valore di S? Posto che, quindi io ho il valore di S. E questo lo stimo con V3 di S, ma lo posso stimare anche con quel target che ho scritto qui sotto, no? Queste sono due stime di questo valore qui. La stima, questa, è migliore di questa? Ok, questa è la domanda. Teorema, è migliore in un senso da precisare. È migliore nel caso peggiore, cioè se io faccio questo lavoro qui non solo per lo stato S, ma lo faccio per tutti gli stati S possibili, d'accordo? E faccio la distanza di quella stima UPY S meno V3 di S, faccio il massimo,
max su tutti gli stati S. Sei d'accordo quindi che questo sto prendendo la cosa peggiore possibile? Giusto? Questo è il caso in cui la stima V3 è la peggiore possibile. Andiamo a rivedere un attimo. Sì, perché diciamo il VP greco sarebbe quello ideale, quindi chiaramente io prendo il massimo nel senso di quanto sbaglio. Esattamente, quindi qui ho preso il massimo di quanto sbaglio. Bene, questo massimo qui, quindi il caso peggiore, è più grande di che cosa? Ti ricordi, questo era il target, quello che nella pagina dopo ho chiamato target, ok? Questo è il target n step, target. Quello che abbiamo chiamato target. Se io faccio il valor medio di questo target partendo sempre dallo stato S, perché questo target è una variabile aleatoria, no? Quindi devo fare il valor medio, non ha senso parlare del target e basta, devo vedere cosa succede quando lo faccio più volte e poi di nuovo faccio il caso peggiore. Questo caso peggiore è comunque più piccolo di questo altro caso peggiore, quindi è migliore, Ecco, vicino, vicino, sì, benissimo, grazie. no? E questa si chiama proprietà di riduzione dell'errore, perché questo qui è un errore che viene ridotto quando io uso questo target qui. Ok? Benissimo, ragazzi. Adesso vi chiedo soltanto un'ultima cosa. Torno al lucido come introduzione della lezione prossima. Torno a questo lucido e vi richiedo qual è il metodo migliore? 2, 3, 4. Abbiamo visto prima che la risposta non c'è, giusto? Dipende dall'ambiente. Abbiamo visto un esempio in cui il metodo migliore era 4 step, ma vi garantisco che non è sempre così. Allora, Aldo, sto facendo lezione. Rosa non c'è. Scusate un attimo, ragazzi. Macchina. Rosa non lo so dov'è. Allora, dicevo, di questi metodi n step, quindi due step, tre step, eccetera, abbiamo detto che a seconda dell'ambiente può essere meglio il metodo 4 step piuttosto che il metodo 3 step, piuttosto che il metodo 10 step. Se noi volessimo fare un altro metodo ancora, che abbia speranza di funzionare un po' bene in qualunque ambiente, che quindi perda in qualche modo questa dipendenza dal fatto di essere due step piuttosto che quattro step, eccetera, vi viene in mente un modo per farlo? Scelgo di volta in volta il numero di step, boh, in modo random. Interessante, tu dici ogni passo che faccio scelgo il numero di step, magari in Decido maniera io. random. È molto interessante. Questo potrebbe essere un nuovo algoritmo, non l'ho mai sentito. Segniamocelo ed è argomento di futura ricerca. Ma Oggi c'è. oggi sì, stanno un sacco di argomenti. Lanciatissimo. No, sul serio, ragazzi, scrivetemele perché io queste cose me le metto da parte in un mondo ideale in cui ho 14 vite e tempo giornate da 60 ore l'una, ci lavoro su tutte e diventano facilmente idee per progetti queste cose. Tra l'altro, parentesi, questa cosa che hai appena detto, se tu avessi tempo e voglia e risorse e competenze, tranquillamente ci si fa un esperimento, ok? Cioè tu prendi una batteria di problemi giocattolo, prendi il tuo computerino assolutamente scrauso quanto vuoi, tanto i problemi giocattolo li fai anche con la CPU senza nessun problema, ti scrivi il codice, ti formalizzi il tuo algoritmo, no? In cui a ogni passo sceglie il numero di passi, tenendo presente di tanti dettagli, cosa fare quando il numero di passi che esce fuori va oltre la fine dell'episodio, eccetera, no? E te lo provi, ti fai una batteria di test e confronti i risultati che hai ottenuto su questa batteria di test con gli stessi identici test che fai con i metodi standard.
quindi col temporal difference a un passo, col Monte Carlo, eccetera. Alla fine fai un'analisi statistica dei risultati e questo è tranquillamente un articolo pubblicabile, ve lo dico. Non è, sicuramente non è un articolo da NeoRPS o da conferenze super fighe, così, però diciamo è sicuramente fattibile. Per dirvi perché questa disciplina è anche molto interessante, no? Perché quando abbiamo domande del genere, c'è una tecnica molto empirica e molto consolidata per rispondere. Provaci. Capite? Questa cosa per noi matematici abituati invece al teorema, in cui la domanda è: ma vale questa cosa? Boh, proviamo a dimostrarla oppure cerchiamo un controesempio. Ma non è assolutamente detto che domani abbiamo la risposta, no? Siete d'accordo? Mentre invece questo esperimento che ho descritto non è una, cioè, è una cosa, magari non domani, magari tra una settimana, magari non ci siamo accorti di complicazioni grosse che non lo fanno funzionare, però è una cosa che si fa, no? Una ricetta che si mette, un piatto che si mette a cucinare e poi si aspetta che è stato cucinato e poi comunque non è banale matematicamente perché poi bisogna interpretare i risultati, no? Se viene meglio cercare di capire se c'è un risultato teorico sotto che fa venire meglio, se viene peggio vedere se per caso abbiamo sbagliato il codice oppure magari trovare un risultato teorico che in effetti dice ah certo viene sempre peggio dell'altro. Ok? Ti ho convinto a provarci? No, seriamente, se mi scrivi, questo veramente potrebbe essere una cosa carina da provare. Bene, ma non era quello che volevo che mi diceste. Ve la metto in un altro modo. Mi è venuto in mente un nuovo metodo. Invece che il 2 step o il 3 step, a me è venuto in mente il metodo 2,5 step. Vi piace? Ve lo descrivo. Ormai avete capito che descrivere un metodo significa semplicemente descrivere il nuovo target. Io vi descrivo il target. Secondo voi cos'è un target che possiamo chiamare 2,5 step? Vi ricordo che questa notazione qui è il target n step, ok? Questo è il target 2 step, questo è il target 3 step. Quindi io faccio un nuovo target in cui semplicemente peso a metà il target 2 step e il target 3 step. Vi torna? Cioè, vedete delle cose brutte in questa cosa? Ok, anche questo è un target. Vedete, ragazzi, vi cerco di farvi notare come stiamo volando lontano da quello che abbiamo fatto fino alla lezione scorsa, fino a 2 ore fa in realtà. A partire dal metodo Monte Carlo, legge dei grandi numeri, fin là ancora ci stava, nel momento in cui abbiamo sostituito la media empirica, la media aritmetica con quella running mean, con quella moving average esponenziale, con quell'alfa costante, da lì adesso siamo lontanissimi da quello, giusto? Ora c'è un linguaggio completamente nuovo e che manterremo fino alla fine di target e update. D'accordo? E ci tengo che questo linguaggio diventi per voi pane quotidiano. Proprio, okay? Perché si parla così nel reinforcement learning. Questo è il target, questa è la regola di update. Ok? E adesso io vi ho infatti proposto un nuovo target. Ora però qualcuno di voi potrebbe dire: no, ma a me piace anche il metodo 4 step, quindi mettiamoci dentro il metodo 4 step. E io dico: va bene, mettiamoci dentro il metodo 4 step, quindi possiamo fare più, facciamo 0,1
per il metodo 4 step, ovviamente, come potete immaginare, cioè vi suona male, no? Una somma pesata con pesi che non facciano 1, quindi qui modifichiamo questo a 0,4. Insomma, sto dicendo che tutto sommato, qualunque somma pesata con pesi che sommano a 1, ovviamente, di questi target n step, ci dà un nuovo metodo, un nuovo algoritmo, ok? E quindi adesso vi chiedo, in questi meno 2 minuti di lezione che mancano, scusate, come al solito ho sforato, quindi solo questa risposta e poi vi mando a cena. Mi sapete scegliere quali n step prendere e con quali pesi per ottenere un nuovo metodo, il nuovo metodo che vorrei spiegarvi nella lezione successiva? Cioè, ci sono degli n step privilegiati che vogliamo scegliere? Non so se mi sono spiegato. Qui abbiamo scelto 2, 3 e 4 step. Mi chiedo se c'è una scelta No, migliore. perché, no, perché, dovrebbe, cioè, perché dovrebbe esserci una scelta? Cioè, se non c'era prima per uno solo, adesso non dovrebbe per uno. Perfetto. Oddio, E cioè, no. allora non riuscite a Giusto. risolvere questo dilemma? Salomone, cosa Uno farebbe? su n, gt, 2 punti, t più n, sommato. Come? Giusto. Dimmi. Somme su k, somme su k di 1 diviso k. Uno su n. Sì. I pesi dopo, intanto ditemi qui se ben Vabbè, capito. facciamo. Così? Perfetto. E poi sì, dopo si facciamo tutti bellini, tutti uguali e uno su n. Ok, tutti bellini, tutti uguali. Quindi voi davvero volete pesare il ritorno a un passo come il ritorno a 500 passi nel futuro? Non so, mi sembra. Ma diciamo se è vero il discorso che se per pochi forse, boh, non so, non so. Allora, potrebbe andare, sull'uno scatta però c'è un'altra osservazione, che io vorrei qualcosa che valga per k da 1 a infinita. No, no, convergere non me ne frega niente, quello lo vediamo. Prima inventiamo il metodo, poi ci chiediamo se converge, quello è un passo successivo. Ok, prima si inventa il metodo, però la distribuzione uniforme su infiniti k non ce l'abbiamo, quindi Ah, questo si già mette taglia la corda al collo. esponenziale. Perché io vorrei un metodo, vorrei liberarmi anche dalla schiavitù dell'episodico, ok? Quindi io voglio metodi che funzionino sia con l'episodico che non. Quindi qui faccio L'esponenziale? come esponenziale, però la somma deve fare 1. Cosa intendi con esponenziale? Beh, sì, normalizza, sommodino. Sì, c'ha un nome, diciamo, non l'esponenziale, ma una cosa con l'esponente normalizzata a modino c'ha un nome, senza la normalizzazione. Come? Una gaussiana? Una No, troppo complicato, gaussiana? ragazzi. Si chiama serie geometrica. Ok. Facciamo k forse facciamo qui più 1 e qui facciamo k da 0 a infinito. E ora però la somma non fa 1. Come faccio per fargli fare 1? Uno lo moltiplico per uno fratto uno meno uno su lambda. Quindi la moltiplico per uno meno uno su lambda. Esatto. Ok. Ci sta, ci sta. Allora, questo lambda ovviamente, tanto avete capito che funziona così, è un nuovo iperparametro che dovete scegliere voi e che vi dice quanto state pesando i ritorni n step man mano che l'n, qui l'abbiamo chiamato k, i ritorni k step man mano che k va avanti nel futuro. E se lambda è uguale a 0, pensateci un attimo, cosa state facendo? L'unico lambda che non vi annulla il ritorno è quello del primo ritorno. Quindi se questo metodo lo chiamiamo temporal difference dipendente da un parametro lambda, brevemente t di lambda, quello che abbiamo appena detto è che t di 0 è uguale al temporal difference che abbiamo studiato oggi. Il temporal difference a un passo, ok? Questo dovrebbe essere evidente. Ve lo lascio come riflessione per dopodomani. Adesso
il fatto che quando dal lato estremo, dall'altra parte del parametro, quando lambda uguale a 1, questo qui diventa Monte Carlo. Il che significa, ragazzi, che abbiamo trovato un singolo metodo dipendente da un parametro, quindi una famiglia di metodi t di lambda dipendenti da un parametro continuo tra 0 e 1, che uniscono i metodi temporal difference a un estremo e i metodi Monte Carlo all'altro estremo, in maniera continua e che possiamo usare effettivamente in qualunque problema. E se ci pensate, questo significa rendere Monte Carlo, che è un metodo intrinsecamente possibile solo per gli MDP episodici, significa poter generalizzarlo, poterlo fare anche negli MDP non episodici. Perché a questo punto, se voi avete un MDP non episodico, non potete più parlare di Monte Carlo perché l'episodio non vi finirebbe, ma potete sempre fare un TD1. Ok, ovviamente poi c'è il punto di come questo target si calcola. Qui c'è una somma infinita e se questa somma è infinita davvero, ci sono i problemi che mi avete già presentato di livello computazionale algoritmico, ma capite, quello è un livello successivo di problema e semplicemente a quel punto si dice: guarda, quando K supera 100, questa roba viene moltiplicata per 0,1 alla 100. Permettimi di dire che butto via. Ok? Quindi se volete significa dire l'episodio dopo 100 passi lo faccio terminare, quindi in un certo senso lo sto trattando come episodico, ma capite che concettualmente è una cosa diversa. Ok? Sì. Va bene ragazzi, niente, a questo punto c'erano i lucidi 4.5 che trovate credo già nella condivisione in cui vi descrivo nel dettaglio questo metodo T di lambda. Voi dite cos'altro c'è da descrivere oltre a questo? No, c'è una cosa molto figa di implementazione che è il motivo per cui questo metodo T di lambda è il più promettente, il più utilizzato, uno dei più utilizzati oggi in questo ambito tabellare. Ok ragazzi, ci fermiamo qui per oggi. Domande? E allora vi manderei a mangiare. Buona serata.